Fra i libri sapienziali dell'Antico Testamento ce ne sono anche alcuni di grande poesia. Intendo il cantico dei cantici, il libro delle lamentazioni e soprattutto il libro dei salmi. Il cantico dei cantici è una splendida raccolta di poesie d'amore dove lui e lei cantano il desiderio dell'incontro. È un testo poetico e teologico che è stato inserito nella raccolta biblica per mostrare la storia dell'amore di Dio per il suo popolo, la storia dell'amore del popolo per il suo Dio, un amore travagliato, in ricerca, in divenire. Il libro delle lamentazioni invece contiene i canti di dolore per la Gerusalemme distrutta è il pianto sulla fine Il libro dei Salmi invece è la grande antologia della preghiera di Israele che è diventato il libro della preghiera cristiana Il libro dei Salmi merita uno studio e un'attenzione particolare. È un universo biblico, c'è cioè tutta la Bibbia, 150 composizioni poetiche, non disposte a casaccio, ma ben organizzate. Si tratta di una raccolta tardiva, elaborata da un autore, un redattore, uno dei tanti autori sapienziali che vive fra il III e il II secolo avanti Cristo, ma il redattore non è colui che ha scritto i testi, è colui che li ha raccolti, ha dato un ordine, una forma complessiva alla grande collezione. Magari ha ritoccato anche dei testi, qualcuno li ha pure composti lui. Il libro dei salmi è il manuale di preghiera, forse ancora meglio, di formazione spirituale dei Kassidim, cioè dei PI, dei devoti, di coloro che seguono nella loro povertà e debolezza, il Signore. È una comunità di persone devote che vivono in un contesto storico difficile dove Israele non è più autonomo, sono governati da stranieri, sono controllati e sottomessi, non hanno un ruolo né sociale né politico né economico né culturale. Sono poveri sono gli Anawim, non tanto poveri di soldi quanto poveri di potere, non riescono a influenzare il mondo. E tuttavia si considerano capaci di determinare la storia del mondo proprio con questa arma che è la preghiera. Il redattore di questa opera ha organizzato i salmi in cinque libri. Si capisce che sono così divisi perché in alcuni casi il salmo termina con una dossologia, cioè un rendimento di gloria, una benedizione. Sia benedetto il Signore Dio di Israele da sempre e per sempre. Amen. Amen. Cinque libri, come il Pentateuco. Volutamente il redattore ha organizzato la raccolta dei Salmi in cinque libri. Come il Pentateuco contiene la legge di Mosè per la vita di Israele. Così la raccolta dei salmi è la legge della preghiera, la Torah orante, è il pentateuco formativo spirituale. I primi due salmi offrono un po' la chiave di lettura di tutto il salterio. Sono il portale, così lo chiamano gli studiosi, le due ante della porta che apre l'accesso a questa grande costruzione. Il primo salmo è un salmo sapienziale. Il libro del salterio si apre proprio con una beatitudine. Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli stolti, ma si compiace della legge del Signore, la sua legge medita giorno e notte. Ecco il ritratto di colui che prega con i salmi. È un uomo che trova la propria gioia nella Torah, nella legge del Signore, e la medita, la studia, vi riflette giorno e notte continuamente. Beato chi è così. Ma all'inizio vengono dati tre elementi negativi. Non cammina, non cammina si ferma, non si siede nel consiglio degli empi, nella via dei peccatori, nella compagnia degli stolti. Notiamo questi tre elementi che caratterizzano gli altri, empi, peccatori, stolti. Il Hasid, l'uomo giusto e pio, si differenzia dagli empi, dai peccatori, dagli stolti. Beato lui se non cammina in quella strada, se non si ferma in quella strada, se non si siede in quella compagnia. C'è una progressione. Si può passare per caso in una strada malfamata, ma è possibile anche fermarsi, è possibile sedersi e restarci. Beato chi non entra in questa strada di male, ma dedica il suo tempo, la sua voglia alla legge del Signore. Questa persona sarà come un albero piantato lungo corsi d'acqua, che mette le radici e cresce nelle foglie. E nei frutti porterà frutto a suo tempo, riusciranno tutte le sue opere, invece gli empi no, gli empi come pula che il vento disperde. Sono delle leggere come la pula che è lo scarto del grano, e quella pellicola inconsistente che il vento porta via, inutile, inconsistente non reggeranno gli empi nel giudizio né i peccatori nell'assemblea dei giusti. L'assemblea dei giusti è un riferimento a questa realtà comunitaria dei Kassidim. È l'ambiente di coloro che credono che si affidano al Signore che aspettano Meditano il suo intervento, meditano la legge e aspettano il Messia. Secondo Salmo, incentrato sulla figura del Messia. La seconda anta del grande portale di apertura del Salterio presenta il secondo grande tema. Dopo la legge, il Messia. Le genti congiurano, i popoli cospirano contro il Signore e contro il Suo Messia, ma che cosa credono di fare? Gli stolti, gli empi, gli stranieri, i potenti della terra fanno guerra al Messia, ma il Signore che abita nei cieli se ne ride. Anzi, parla a loro con sdegno, ripetendo con forza: "Io l'ho costituito mio sovrano sul Sion, mio santo monte. Il Messia è portatore del decreto di Dio." È colui che regge le sorti dell'universo. Questo è un salmo antico che si riferiva all'intronizzazione di un re di Gerusalemme quando c'era ancora il re. Ma da molti secoli in Israele la monarchia era finita. La casa di Davide non regnava più. Perché ripetere ancora un salmo? antico che parla di un re che sale al trono e governa quando non ce n'è più di re. Perché questi Qasidim, questi fedeli devoti, aspettano la restaurazione del regno di Israele, aspettano un nuovo re, un re legittimo, un re consacrato. Il Messia, appunto, l'inviato di Dio che regga con giustizia i poveri, che faccia giustizia ai deboli, che rimetta le cose a posto. E allora, sovrani siate saggi, fatevi furbi, giudici della terra, servite Dio con timore. E con tremore esultate che non si sdegni e voi perdiate la via. Beato chi in lui si rifugia. Fra una beatitudine e l'altra è racchiuso il portale. E troviamo qui tutti i temi che vengono sviluppati nel corso del salterio molti generi letterari diversi, suppliche e inni, soprattutto suppliche, cioè preghiere di lamento e di invocazione, giusti oppressi, perseguitati, malati, angosciati, che chiedono al Signore un intervento, e poi inni, cioè preghiere di lode che lodano il Signore perché è buono, perché è eterna è la sua misericordia, ricordano l'opera della creazione, ricordano le opere della redenzione storica. Nei cinque libri del Salterio si nota una certa dinamica. Il primo libro mostra la notte del giusto la situazione dolorosa di oppressione, la povertà, l'angoscia, ma nello stesso tempo la fiducia in Dio. Il secondo libro parla di desiderio, di esilio, il grande desiderio di un intervento di Dio che rimetta le cose a posto. Il terzo libro è quello tragico, è la crisi. Rappresenta il dramma centrale dell'esilio. È il momento in cui nella vita succede qualche cosa e crolla tutto. E non c'è più senso. Il quarto libro contiene delle risposte. Non c'è più il re, non c'è più l'autonomia di Israele non c'è più la terra, ma il Signore è il Re, il Signore regna, è Lui che continua a reggere il mondo anche se storicamente non sembra. E il quinto libro è il grande libro della lode, della celebrazione di Dio, Salvatore e Redentore. Fra gli innumerevoli testi che potremmo prendere in considerazione, mi piace scegliere il Salmo che apre il secondo libro. È uno splendido testo poetico che presenta il desiderio di Dio. È scritto da un sacerdote. Che è stato esiliato lontano da Gerusalemme. È un caso personale, privato. Un uomo giusto, buono, calunniato da qualcuno del suo stesso ambiente e mandato in esilio lontano da Gerusalemme, in un paesino sperduto della Galilea. Quest'uomo si sente distrutto e affranto. E in una notte, mentre sente il bramito di una cerva che è arrivata ad un wadi e l'ha trovato vuoto, senza acqua, lui sente in quell'urlo animale una consonanza con la propria disperazione, con la propria speranza delusa. Come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o oh Dio, l'anima mia ha sete di Dio, cioè il mio essere più profondo desidera con tutte le forze il Signore, quando potrò vedere il volto di Dio? Vuole tornare a Gerusalemme. Vedere il volto di Dio vuol dire arrivare nel tempio, vedere l'arca, vedere il santuario della presenza. Lui, in questo paesino sperduto, ai piedi del Monte Ermon, ormai è lontano da Dio, si sente lontano. Le lacrime sono mio pane, giorno e notte. Il companatico del pane sono le lacrime. Tanto piange. E per di più mi dicono tutto il giorno: Dov'è il tuo Dio? Mi deridono pure, dicendo: Ma come? Il tuo Dio avrebbe dovuto intervenire, perché non è intervenuto? Sono umiliato e anche deriso. Questo io ricordo, e il mio cuore si strugge. La nostalgia. Il dolore del, del ritorno e il ricordo di quando era felice. Attraverso la folla avanzavo tra i primi, fino alla casa di Dio, in mezzo ai canti di gioia di una moltitudine in festa. Allora era nella festa. Avanzava tra i primi. Era un pezzo grosso avanzava nel corteo delle celebrazioni nel Tempio di Gerusalemme. Adesso invece in me si abbatte l'anima mia. E di te, oh Dio, mi ricordo, dal paese del Giordano, dell'Ermon, del Monte Mizar. Un abisso chiama l'abisso al fragore delle tue cascate. L'abisso è l'immagine primitiva, caotica della massa acquatica. Ma c'è un altro abisso che è il suo cuore, il caos che ha dentro. Di notte sente le cascate del Giordano in quella regione montuosa e gli viene in mente il caos delle acque primordiali, ma quell'abisso richiama il caos che ha dentro e dice a Dio tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. Dirò a Dio mia difesa perché mi hai dimenticato, perché triste me ne vado, oppresso dal nemico. E invoca, fammi giustizia Dio. Difendi la mia causa, liberami dall'uomo iniquo e fallace. Ecco il problema. C'è qualcuno imbroglione, ingannatore, che lo ha rovinato. E quest'uomo desidera che sia il Signore a difendere la sua causa. Tu sei il Dio della mia difesa. Perché mi respingi? Perché triste me ne vado presso dal nemico? Manda la tua verità e la tua luce. Quest'uomo sta chiedendo a Dio che mandi la sua verità, che mandi la luce per far luce in quella questione. Per far uscire la verità. Ma c'è una richiesta importantissima. Un uomo oppresso chiede a Dio, manda la tua verità perché questa verità possa guidarmi all'incontro con te. Noi riconosciamo il desiderio dell'incarnazione, della missione di Dio. Gesù sarà la legge fatta carne, sarà il Messia, la verità e la luce che Dio ha mandato per prendere l'uomo e tirarlo su e riportarlo alla santità della prima origine. Manda la tua verità e la tua luce, siano esse a guidarmi, mi portino al tuo monte santo. E alle tue dimore guidato dalla tua verità e dalla tua luce verrò all'altare di Dio introibo ad altare dei al Dio della mia gioia del mio giubilo perché ti rattristi anima mia con un soliloquio modernissimo questo autore si rivolge a se stesso Anima mia, perché ti rattristi? Perché piangi su di me? Spera in Dio. Se lo dice da solo, spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. Questa è una delle tante preghiere che compongono il libro dei salmi. Preghiera dei Kassidim che combattono. Per costruire nel mondo la giustizia di Dio. E se i primi due salmi sono il portale d'ingresso, gli ultimi due salmi sono la sintesi. Il Salmo 149 è la festa degli amici di Dio. È l'inno proprio dei Cassidim. Cantate al Signore un canto nuovo la sua lode nell'assemblea dei fedeli in ebraico fedeli è kassidim c'è un'assemblea in greco la parola è ecclesia ecclesia santorum è la chiesa dei santi è l'assemblea dei fedeli lodino il suo nome con danze con timpani con cetre il signore ama il suo popolo Incorona gli umili di vittoria. Chi è che vince? Gli umili, quelli che si abbandonano a Dio e lasciano combattere Lui. Esultino i fedeli nella gloria, i cassidim. Esultino perché il Signore li sta guidando. Le lodi di Dio sulla loro bocca e la spada a due tagli nelle loro mani. Le lodi di Dio nella bocca sono i salmi. E la spada nelle mani? È un'arma per combattere? No, è una metafora per indicare i salmi. La spada nelle mani dei fedeli è la preghiera. Con che cosa combattono? Con i salmi. Con queste invocazioni, con queste lodi fanno giustizia fra i popoli. E l'ultimo salmo è una grande sinfonia cosmica. L'insieme delle voci, come l'orchestra del tempio, lodate il Signore nel suo santuario, lodatelo con squilli di tromba, con arpa e cetra, con timpani e danze, sulle corde, sui flauti, con cembali sonori, con cembali squillanti. Ogni vivente dia lode al Signore. Kolan Neshamah, Te Alleluia. È il grande Alleluia cantato da ogni coscienza, da ogni persona consapevole di sé. Lodi il Signore, si affidi a Lui. E il Signore compirà la sua opera. In Gesù, la verità è venuta a noi. Dio ha mandato la Sua luce, ci ha presi per mano e ci sta portando. al seu santuário